leggere, scusate, ma soprattutto so che voi a Santa Chiara avete una bella biblioteca scolastica, giusto? Piena di libri bellissimi. Allora, facciamo una cosa. Quando magari decidete di prendere un libro che avete scelto e noi l'abbiamo messo in cassa, decidiamo anche, se volete, di sostenere la biblioteca scolastica. Quindi, cioè, io leggo perché noi abbiamo preparato anche degli attestati che daremo a tutte le persone che vengono ad aiutare a far sì che le biblioteche scolastiche diventino ricche. Quindi, se volete, invogliate i vostri genitori. Invogliate i vostri genitori, i vostri familiari, anche i vostri amici a donare un libro alla scuola, perché noi di Mondadori siamo gemellati con Io leggo perché. Allora, tornando un attimino a questo libro, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, allora decidiamo, Max, che era altrettanto piccolino, salì sull'albero, deciso a riportare Jumix. Ma quando arrivò ai rami più alti, guardò in basso, ebbe le vertigini e scoprì che nemmeno lui era capace di scendere. Un vicino di casa chiamò i pompieri, che arrivarono con un grande camion rosso pieno di scale. Dal basso, i fratelli di Max, i vicini e il postino gridavano: «Non ti muovere, Max! Non ti muovere, Mix!» Perché Max e Mix stavano insieme sull'albero. Il capo dei pompieri aveva un casco splendente e prima di salire sulla scala telescopica volle sapere che si chiamava Max, chi si chiamava Max e chi si chiamava Mix. Nel frattempo, sul ramo più alto dell'albero, Max teneva stretto Mix e gli diceva: «Accidenti, guarda che guaio abbiamo combinato! Mix, promettimi che non ti arrampicherai mai più in cima ad un albero senza aver prima imparato a salire e scendere da rami più bassi». Questo Max lo disse sul ramo più alto dell'albero, perché Mix era suo amico e gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. Una volta a terra, Max e Mix ascoltarono gli ammonimenti del capo dei pompieri e tornarono a casa tutti coperti di polline di albero. Quindi, secondo voi, Max e Mix erano diventati amici nonostante fossero uno gatto e l'altro un... Allora, qui c'è scritto una bella cosa, perché è riferita agli animali ma è rivolta anche a noi umani, quando si dice che gli amici si danno man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. Voi tra di voi condividete i successi? Siete felici del successo di un vostro compagno? Se il vostro compagno prende un voto alto a scuola, voi siete contenti di lui? Sì! Sì! E se un vostro compagno fa un errore, voi che fate? Lo riprendete in modo tale che poi possa non farlo più? Lo aiutate? Lo aiutiamo a non farlo sbagliare più. Lo aiutate? E vi capita magari che qualche vostro compagno è un po' più indietro rispetto a voi, magari non capisce bene la lezione oppure ha bisogno di aiuto nei compiti? Voi che fate? Lo aiutiamo. Aiutate? Ok, sempre.